Buongiorno a tutti, da Fabrizio Bertuzzi, una risposta per te, Guerri Sportivo. Rispondiamo alla domanda interessante che mi aveva posto Riccardo qualche tempo fa, che finalmente sono in grado di sviluppare. Mi chiedeva Riccardo quali erano gli acquisti da fare per il mercato italiano con budget risicati, ma voglio dire che potessero avere un'evoluzione, uno sviluppo e la possibilità di diventare giocatori interessanti. Beh, faccio qualcosa di più. Volevo rispondere, evadere questa pratica interessantissima, magari collegandomi a dei colpi fatti da società straniere, acquisizioni di giovani talenti, magari shippati alle squadre italiane. Volevo parlare di tre giocatori il cui costo complessivamente è stato di 1,7 milioni di euro, quindi tre giocatori con 1,7 milioni complessivi. Questo per far riflettere chi dice che il calcio è solo delle società molto danarose che in un periodo di poche risorse economiche non si può fare bel calcio. Beh, io rispondo sempre e con me tutti quelli che amano il calcio giovanile. Quando si è in un contesto storico di assenza di risorse economiche e finanziarie, è importantissimo possedere la risorsa dell'informazione. Per prima cosa voglio parlare di questo ragazzo che si chiama Niklas Elenius, attaccante molto giovane del 92, ex Aalborg, danese, ragazzo di 1,94, che è appena passato alla Aston Villa per la modica cifra di 1,3 milioni. Dico modica cifra perché questo è un ragazzo il cui paragone immediato con Lewandowski è piuttosto facile, ma è un giocatore atipico perché ha una belva di 1,94 destro, ma molto 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 tecnico, molto mobile. Credo che l'Aston Villa, dopo Benteke, ha fatto un altro colpo. Questo è stato un ragazzo che è stato proposto in Italia, ragazzo che nell'Aalborg in Danimarca ha fatto spettacolo. Perché, come ripeto, è un centravanti molto potente, perché abbiamo detto 1,94 forse di più, ma nello stesso tempo molto tecnico. Si inserisce in quella serie di attaccanti di ultima generazione che hanno un gran telaio, un po' alla Ibra, alla Belfodil, alla Lewandowski, alla Mandzukic, ma che hanno grande tecnica e grande mobilità. Questo è uno del genere ed è un peccato che l'Italia se lo sia fatto scappare, anche perché in Italia magari sarebbe venuto volentieri, ha rifiutato l'Ajax. E alla fine ha deciso di andare all'Aston Villa. L'Aston Villa che si sta dimostrando in questa campagna acquisti una società molto interessante, ha preso anche James Okoro, ha preso Leandro Bacuna, sempre a pochissimo prezzo, complessivamente ha speso 2-3 milioni di sterline, prendendo giovani talenti interessantissimi. Un altro talento che si poteva prendere a costo zero ed è andato alla Fortuna Düsseldorf è quel Giannis Gianniotas che ha la destra furente. Giovanissimo del 92, greco, che aveva imperversato agli europei under 19 l'anno scorso, andando in finale con la Spagna, e che quest'anno nel mondiale under 20 sta facendo faville. Lui, Diamantakos, Mavrias, sono tutti giocatori di questa nuova onda, di questa nuova Golden Age greca, e veramente il fatto che questo ragazzo che è in grado di giocare sulla tre quarti e sull'ala, velocissimo, molto tecnico, dalla resistenza infinita, infatti è veramente un ragazzo attorno all'1,75, il fisico magari lo agevola perché è estremamente proporzionato, brevilineo, nello stesso tempo massiccio, ecco, 400.000 euro Fortuna Düsseldorf si è assicurato veramente un giocatore interessantissimo che abbiamo modo ancora di vedere in questi giorni nella Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Turchia, dove la Grecia è proprio una delle squadre più interessanti in rivelazione. Per finire voglio citare il nuovo acquisto del Vitesse che come centrocampisti se ne intende, non per niente ha un certo Van Ginkel, che adesso la quotazione ha raggiunto 8-9 milioni di euro, l'abbiamo visto nell'Europeo recente, Under 21, eliminato dall'Italia, ma veramente questo centrocampo olandese con Van Ginkel, Strootman e Adam Maier era veramente qualcosa di impressionante. Secondo me meritavano la finale questi ragazzi. Si è assicurato a costo zero, gratis, i servizi di Marco Vejnovic, anche questo proposto in Italia, giocatore interessantissimo del 90,
arriva dall'Heracles, altra squadra di media classifica del campionato olandese, della Eredivisie. Questo ragazzo che a me interessava molto perché avrebbe fatto molto comodo in Italia, perché è il classico giocatore duttile, una volta si chiamavano Jolly, adesso si chiamano Box to Box. Nella sua squadra Heracles, che si sviluppava col 4-3-3, faceva la mezzala sinistra. Lui è un ragazzo di 1,86, mancino veramente sofisticato, forse più adatto, sarebbe stato più adatto più in Italia come trequartista, ma sappiate che l'anno scorso in campionato ha fatto anche 3 volte il difensore centrale, mancino, proprio per dire la qualità anche di cognizione del gioco di questo Marco, doppio passaporto serbo-olandese, ha acquistato a parametro zero, quindi gratis. Ecco, ho fatto una piccola carrellata per dirvi che complessivamente con 1,7 milioni si prendeva un trequartista, mezzala come Vejinović di grande qualità, una ala esterna a destra come Giannoitas, greco, giovanissimo, di grande futuro per 400.000 euro, e un grandissimo centravanti come Nicholas Elenios, neo striker dell'Aston Villa, per 1,3 milioni. Complessivamente, insomma, una squadra poteva rifare il reparto offensivo con pochissimo esborso finanziario. Questo anche per ridare ottimismo verso chi, insomma, con inclinazione depressiva vede il calcio italiano un po' alla deriva per assenza di risorse economiche. Sappiamo che in tutte le organizzazioni c'è un'altra risorsa, forse più importante in questi casi della finanza, cioè l'informazione. Quindi speriamo che sia data sempre più sviluppo all'attività di scouting per riportare i nostri club nel posto dove li competono. Con questa panoramica oggi abbiamo concluso. Una risposta per te, Fabrizio Bertuzzi, Guerri Sportivo.